Giorgio Francesco. Che la scuniremo a Giorgio Francesco. Tutto a posto qua? Tutto bene. Ma che luna? Questo qui è Gendro, o Girmolo in italiano. Stiamo facendo? Diciamo, questa qua si trova solo nei paesi nordici, Svizzera, Alpi, si trova comunque in Valtellino, Trentino, e appartiene alla famiglia delle conifere, perché tiene una fibra molto compatta e non si scheggia. E si lavora facilmente? Si lavora facilmente, diciamo, in taglio, regime un taglio, tornitura, comunque pure noi abbiamo bei legnami che sono duri, però si faticano ugualmente bene. Ma no, l'ulivo per esempio, l'ulivo, il campo d'ulivo, vedi che sto qua comunque tiene una bellezza sua tutto particolare, poi abbinato gembro e ulivo, diciamo, e poi c'è ciliegio pure che si fatica buono, leccio. Ci sono tante sostanze, diciamo pure noi che...
iniziale, il Salò Brevissimo, il forum dei giovani dai quali è partita questa bellissima idea. Peccato che non si è potuta realizzare per intero così come era prevista, però mi corre l'obbligo lo stesso di ringraziare Don Carlos perché gli abbiamo invaso la chiesa e la casa canonica, che è stato disponibile come sempre. Io spero che lo soddisferemo con questo bel coro, perché Don Carlos ci teneva tanto ad ascoltare queste canzoni di Natale. Però voglio ringraziare anche tutti i cittadini, ripeto veramente, dico tutti per non dimenticare nessuno, perché oggi nonostante l'intemperie tutti sono stati a disposizione, ci hanno dato tutto, ci hanno messo tutto a disposizione. Poi naturalmente ringrazio gli amici di sempre che ci sono sempre vicini, Donino Fagiolo, Giovanni Scandizzo Senior e Giovanni Scandizzo Junior, Mario Mazzeo e tutti i ragazzi del forum che sono stati gli artefici di questa serata. Dopo non andate via, perché come diceva la signora Vera, e quindi è con questo colgo l'occasione pure per ringraziare il Centro Culturale e Studi Storici di Empoli, i quali con noi, con l'amministrazione comunale, hanno preparato questa serata. E stavo dicendo, come diceva già la signora Vera, non andate via, perché loro c'è il casario che preparerà il formaggio e la signora delle frittelle che preparerà le frittelle per tutti. Quindi aspettate tutta la manifestazione, tutta la durata, perché se poi il tempo sarà clemente cercheremo di fare il corteo e vedere il presepe che è stato allestito in piazza da Teodoro Caputo, che ringrazio anche lui per la partecipazione e per la collaborazione. Se ho dimenticato di ringraziare qualcuno me ne scuso, però il mio ringraziamento vale veramente per tutti in dono, perché anche in questa occasione siete stati magnifici e brillanti. Grazie e buon divertimento. Triste la sorte dell'uomo che la farà. Il canto, molto delicato, narra come la passione si trasforma in delusione. Oi, signorina, fai la linea.
carnevale che annunzia la nascita di Gesù, passiamo ad un canto gregoriano che ci narra la nascita, finalmente la nascita di Cristo. Oggi è nato Cristo, l'angelo apparve ai pastori e la gloria del Signore li avvolse di luce. L'angelo disse loro: non temete, vi porto una lieta novella. Oggi nella città di Davide è nato il Salvatore, Cristo Signore. Oh, dear.
Ruota libera, oh. Sì, prego. Ruota libera. Sì. Benissimo. Siamo qui a Rofrano, una bella manifestazione, il presepe vivente che il comune insieme al Forum dei Giovani ha organizzato. Siamo nella grotta della Natività. Abbiamo le signore che filano la lana come si filava una volta. Abbiamo zio Pasquale con l'asinello che ci ha portato, me, Peppinella si chiama, no? Ci ha portato a Peppinella, quindi ci sono i re magi, gli angioletti, i bambini. Volevo ringraziare la popolazione per aver partecipato a questa manifestazione che, nonostante l'inclemenza del tempo, comunque ha avuto una notevole partecipazione. E niente, sicuramente questo sarà diciamo il punto di partenza per organizzarla ancora meglio nell'anno 2007, nell'anno 2006, mi correggo perché siamo nel 2005, coinvolgendo sempre tutte le persone e magari utilizzando tutto il centro storico di Rofrano che si presta per questo tipo di manifestazione.
Ragazze, volete camminare? Andiamo avanti.